Allora, mi chiamo Egidio Merli, faccio parte di questa azienda agricola insieme a mio papà e abbiamo, c'è mia sorella che ci dà una mano con due operai, uno che munge e uno che fa i lavori fuori. Sono venuti qua in provincia, sì, nel comune di San Pietro in Cerro nel 1964 e nel 1973 mio papà ha costruito la stalla libera con le vacche slegate, fino ad arrivare ad oggi che mungiamo 180 vacche. Allora, la nostra azienda conduce circa 80 ettari di terreno, circa metà di proprietà e metà in affitto. La maggior parte delle colture sono mais e erba medica e poi facciamo circa 10 ettari di frumento, tutte per autoproduzione per la nostra stalla. Allora, con le colture, con il mais, produciamo insilato di mais per circa 25 ettari. Con i restanti 5 ettari facciamo il pastone di mais, sempre per l'alimentazione delle bovine. Con gli altri 30 ettari di erba medica facciamo tutto foraggio a secco, a parte l'ultimo taglio in cui fasciamo. Il latte delle nostre vacche viene destinato alla produzione di grana padano e viene conferito tutto nel caseificio cooperativo Casa Nuova di Chiavenna Landi. Mi chiamo Rossi Cristian, sono il casaro del caseificio Casa Nuova di Chiavenna Landi di Corte Maggiore a Piacenza. Niente, io mi trovo qui in questo caseificio di grana padano dall'anno 2009 e con la mia famiglia produciamo bene formaggio grana padano, circa 20-22 mila forme all'anno e lavoriamo circa 120 mila quintali di latte annui. Ci troviamo qui nel locale di produzione del grana padano. Io, essendo il casaro, il mio compito è quello di produrre il formaggio che a partire dall'arrivo del latte, il controllo del latte. Alla mattina noi arriviamo, io controllo i quintali di latte che devo lavorare, lo suddivido in questi recipienti che sono i doppi fondi in rame e da lì iniziamo la produzione del formaggio. Il latte viene scaldato, portato a una temperatura, viene aggiunto il siero innesto, sono fermenti lattici vivi che derivano dalla lavorazione del giorno prima, vengono immessi nel latte che aiutano il latte a fermentare, vengono scaldato un altro step ancora, poi viene aggiunto il caglio che da lì si lascia fermo per fare la coagulazione, la cagliata diventa cagliata, poi l'operatore del caseificio, quando la cagliata è pronta, viene rotta, tagliata con un apposito utensile che è lo spino, viene ridotta tutta a piccoli pezzi come chicchi di riso e da lì si inizia la cottura del formaggio, della cagliata, che andiamo fino ai 54 gradi centigradi, che diventa poi il grana padano. Lasciato un'ora depositando in fondo i doppi fondi, poi viene estratto, diviso, perché ogni doppio fondo sono due forme di formaggio grana padano. Viene diviso e messo nelle fasciere apposite, poi dopo si continua con la lavorazione dell'asciugatura, dei rivoltamenti, poi dopo i tre giorni viene immesso nelle saline, acqua salata, che hanno una percentuale di salinità del 24%, e poi dopo sta lì dai 15-16 giorni fino ai 20-22 e da lì si passa alla stagionatura, che noi qui abbiamo un magazzino di stagionatura di circa 18.000 forme. E a 9 mesi viene fatto l'espertizzazione del consorzio del grana padano e vengono marchiate a fuoco. Niente, nella produzione del grana padano bisogna seguire alla lettera dei disciplinari imposti dal consorzio di tutela, che a partire dall'alimentazione delle mucche fino
al caseificio. Anche qua dobbiamo seguire dei parametri sempre del consorzio, del disciplinare, perché abbiamo sulla qualità, sul grasso, sulla caseina e sulle proteine. Abbiamo dei limiti, dei parametri da rispettare, e come così nelle saline abbiamo anche lì dei parametri di salatura del formaggio che vanno dai 15 ai 22-23 giorni. E dobbiamo rimanere sempre in quei parametri, e lì si contraddistingue il formaggio da altri tipi di formaggi. Allora, il Grana Padano viene prodotto in un determinato territorio, che è denominato territorio di produzione, che sono il Piemonte, Lombardia, Veneto, nell'Emilia Romagna la provincia di Piacenza e il Trentino. Solo in queste regioni si può produrre il Grana Padano, dove viene marchiato a fuoco Grana Padano. E è un lavoro proprio di passione, perché ti deve appassionare, perché sono 365 giorni l'anno, non hai feste, non hai ferie, il latte c'è tutti i giorni e devi essere proprio appassionato. E quello che mi appassiona è il tuo prodotto, quando viene poi tagliato, commercializzato, che i clienti ti dicono è buono, è speciale, e questo ti rende molto orgoglioso di quello che fai tutti i giorni e tutta la vita, diciamo. Allora, siamo in una zona che abbiamo un clima molto umido dovuto alla vicinanza del Po, d'inverno molta nebbia ed è stato un caldo molto afoso. Abbiamo dei terreni che drenano molto bene, però che trattengono molto l'acqua, e ciò ci aiuta molto in estate, perché riusciamo a innaffiare abbastanza poco. Produciamo circa come media annuale sui 35 litri di media, che vanno ai 38 in inverno, ai 33 in estate, e il latte viene munto, le vacche vengono munte due volte al giorno, alla mattina alle 3 e al pomeriggio alle 3, e alla mattina verso le 6 facciamo il carro per alimentazione, caricando tutti i prodotti che vanno nel carro miscelatore, dall'insilato di mais, erba medica, le farine di soia, farine di mais e un po' di mangime. Sì, allora, parlando di erba medica, rispetto a prati stabili o loietti, è una cultura molto delicata, nel senso che i lavori vanno fatti in certi momenti della giornata, perché bisogna cercare di portare a casa più proteina possibile, cioè più foglie possibile della pianta, e quindi vanno lavorate nei momenti in cui la foglia non si stacchi dalla pianta, cioè quando non c'è troppo caldo e che la foglia non si sbricioli. E molte volte, anche quando c'è da andare a pressare, ci si va di notte, perché la foglia rimane attaccata alla pianta e quindi si porta a casa più proteina possibile. Allora, le varie fasi di taglio dell'erba medica, allora, si va a tagliare con delle, io nel mio caso taglio con una frontale, una laterale, con circa dai 5,60 ai 6 metri di lavoro, con delle falce condizionatrici a rulli, però soprattutto qua dove tagliamo l'erba medica, per cercare di rovinare il meno possibile la pianta. Poi, dopo aver tagliato, dopo circa una giornata, si entra con i voltafieno, sempre adatte alle macchine che ho io. Quindi io ho un voltafieno da 7 metri che prende 3 andane, e anche questo che si adatta molto bene al terreno e cerca di allargare il più possibile l'erba in modo uniforme. E dopo questa lavorazione si agisce con dei ranghinatori. Io ho un ranghinatore doppio che si adatta molto bene al terreno e che si cerca di raccogliere il meno terra possibile, per cercare di intromettere molto meno impurità nel fieno.
e poi come per pressare uso una macchina, molte volte uso anche i coltelli sull'erba medica e nonostante tutto non rovinano neanche la foglia e si cerca di usare la rotopressa col cuore tenero per cercare di arieggiare al massimo l'erba nel ballone. Allora, come macchine da finagione io ho scelto dalla A alla Z il marchio Pöttinger per le affidabilità delle macchine soprattutto, ma tipo per le falciatrici, l'adattamento al terreno e il taglio della pianta e sulle altre macchine tipo il voltafieno per l'arieggiamento che fa sull'erba. E anche come assistenza sono molto validi, ma anche perché mi riconosco in uno di quelle persone come tutti gli allevatori qua di Fiacqua, tutta Italia, che lavorano per sfamare un po' tutte le persone nel mondo. Réussissez avec Pöttinger.